Buonasera Michela, Buonasera a la te nostra Alessandro. dottoressa, la nostra fisiatra Michela Favaretti. Allora Michi, stasera parliamo di capsulite, quindi parliamo della spalla, della un spalla. Problema che interessa tantissime persone. La famosa spalla congelata. Bravissima, la spalla congelata. Allora, esatto. Che cos'è infatti? Allora, che cos'è? Perché si dice congelata? Perché praticamente c'è questo tessuto connettivo, diciamo, che circonda l'articolazione della spalla, che mantiene poi la spalla all'interno della sua articolazione, che non si sa bene per quale motivo, a volte dei traumi, forse si pensa anche a volte come causa al diabete, si dice anche il Parkinson, però adesso non entriamo troppo nel particolare, si restringe intorno all'articolazione e riduce appunto la sua articolarità. E quindi causa, causa una riduzione dell'articolazione, dolore, difficoltà nei movimenti e alterazione della vita quotidiana del paziente. Ovviamente diventa spontanea la domanda, in quel caso cosa si fa? Come sono i tipi di trattamento? Perché normalmente uno lascia correre un po' di tempo, no? Prima sì. Che sente dolore alla spalla, la muove sempre un po' meno, fino a un certo punto arrivare che veramente è bloccata. È impossibile muovere proprio l'articolazione, proprio la spalla non si muove più, e i pazienti in quel momento giungono dal medico. Perché appunto più uno la muove più ha dolore, quindi tende a tenerla ferma, ma in verità è la cosa peggiore da fare. Bisogna mobilizzarla questa spalla, bisogna attivarla e ridare respiro all'articolazione. Quando i pazienti vengono dalla fisiatra, vengono da te? Vengono nel tuo da me centro, dicendomi Auramed, esatto, che cosa nel ti nostro chiedono? Centro, mi chiedono: guardi dottoressa, io questa spalla non la muovo più, mi fa malissimo anche di notte, soprattutto la mattina appena mi sveglio. Quindi già visitandoli nel movimento passivo questa spalla è proprio ridotta ai primi gradi la sua articolatività. E quindi gli interventi che si possono fare, soprattutto nel momento istantaneo in cui un paziente viene a studio, è di sicuro un'infiltrazione. All'inizio si devono fare soprattutto di cortisone, perché e anche con fisiologica, anche con lidocaina, cioè bisogna andare a a rompere questa capsula, che si è irrigidita, a ridurre la sua infiammazione e fare spazio all'interno dell'articolazione. Quindi bisogna che è un addensamento di questa capsula intorno alla esatto, è questo manicotto che praticamente piano piano spessisce. Si stringe, si spessisce e riduce proprio l'articolarità della spalla. E quindi il cortisone in questo caso diventa obbligatorio. Quante infiltrazioni si fanno? Dipende, si va avanti con il paziente, se ne fa magari una a settimana, si possono fare dalle 3 anche alle 5 infiltrazioni. E dopodiché si può fare anche l'acido ialuronico, che anche esso stesso è un lubrificante, quindi andando avanti nella patologia è l'acido ialuronico poi è il liquido proprio della sostanza dell'articolare, del liquido sinoviale, no? Esatto, una cosa fondamentale poi è poi tutta la parte fisioterapica, quindi la mobilizzazione passiva, passivo assistita, e anche i mezzi fisici, quali la tecarterapia, l'ultrasuonoterapia. E una fase importante anche della riabilitazione può essere anche l'idrochinesiterapia, che tanto dove c'è la piscina. Possibilità di far entrare il paziente in acqua, assolutamente sì, si può utilizzare anche l'idrochinesi proprio per aiutare all'interno dell'acqua, che come diciamo sempre già con la sua temperatura scalda, e quindi poi ricordiamolo, le vasche di idrochinesiterapia, le piscine di idrochinesi non sono quelle dove uno va a nuotare normalmente, hanno 33 gradi mi pare, no? di temperatura, quindi aiutano quindi proprio la muscolatura, già il calore, il momento dell'acqua chiaramente aiuta nell'articolarità. Il fisioterapista fa gli esercizi da fuori o entra in acqua? Allora dipende, io preferisco sempre che il terapista entri in acqua per seguire al meglio il paziente, anche perché così può anche mobilizzare in questo caso l'articolazione e quindi favorire la guarigione del paziente. Anche perché diciamo che questa è una patologia che di solito si autolimita, ma ha un tempo molto lungo, può durare anche anni. Questo è importante ricordare ai pazienti, perché i pazienti pensano alle classiche 10 sedute per recuperare, in realtà con la capsulite i tempi sono molto lunghi, si parla di mesi, a volte come giustamente potrebbe essere trascurata per molto tempo, in particolari condizioni può diventare veramente una cosa che dura un anno, due anni. Qui è capitato, no? È capitato, cioè ci sono persone che ancora ad oggi stanno combattendo, tra virgolette, con questa patologia, quindi è importante intervenire precocemente ed è importante fare la fisioterapia proprio per un recupero precoce.
il recupero, vogliamo dire che parliamo della soglia del dolore, perché molte volte con i pazienti c'è, bisogna superarla, non bisogna superarla. Sì. Io sono dell'idea che bisogna arrivare al dolore, perché altrimenti non riesci a forzarla. Volevo sapere la tua idea su questo. No, è vero, purtroppo la terapia di questa patologia è una terapia dolorosa, perché comunque la mobilizzazione di questa capsula, che comunque è una capsula infiammata, che comprime l'articolazione, andandola a mobilizzare, causa dolore. Quindi si deve dire sempre al paziente che sarà comunque una terapia dolorosa, che ci vorrà del tempo e che anche lui deve avere pazienza in questa terapia qui. Alcune persone utilizzano quei cerotti, no, che vendono in farmacia per queste anche cose. Questa, diciamo, è una terapia domiciliare, si può dare tranquillamente, ecco, durante la settimana, magari nelle occasioni in cui il paziente non viene a fare la fisioterapia, può applicare tranquillamente questi cerotti antinfiammatori per continuare anche un po' la terapia a casa. E di sicuro si deve dare anche una terapia per bocca, quindi degli antinfiammatori che il paziente appunto deve fare a casa. E per quanto riguarda invece l'applicazione di caldo o di freddo, perché molta gente ci mette la borsa dell'acqua calda. No, in verità su questi tipi di infiammazioni è sempre meglio il freddo, anche perché comunque già la situazione è una situazione di infiammazione. Direi che è calda. Esatto. Quindi il freddo vasocostringe e comunque poi ha quell'attività di vasodilatazione successiva che mi porta via l'infiammazione, per questo che si usa la crioterapia. Per chi fa sport, già la capsulite diventa estremamente invalidante. Sì. Quando si può tornare a fare sport? Tipo giocare, sappiamo che uno sport che ci dà tanto lavoro è sicuramente il padel. Esatto. Quando possono tornare poi a giocare? Allora, di sicuro la capsulite in sé all'inizio poi porta anche una perdita del tono muscolare, perché appunto l'arto è mantenuto fermo e quindi c'è anche lì una perdita del tono muscolare. Nel momento in cui la riabilitazione riporta a una condizione sia di articolarità dell'articolazione stessa, perché uno non deve pensare solamente alla spalla, ma la spalla è un'articolazione complessa, abbiamo anche la scapola toracica, quindi nel momento in cui uno riequilibra tutta la parte articolare, ridà un tono muscolare e diciamo, ecco, in questo caso nel padel io molte volte faccio riattivare proprio il gesto tecnico e quindi quando il fisioterapista porta il paziente a riattivare proprio il gesto tecnico si può via libera per tornare gradualmente, a cominciare. Chiaramente si può riprendere a fare l'attività fisica. È una norma, è una buona norma utilizzare il ghiaccio nelle prime fasi quando si riprende a giocare dopo una capsulite? Diciamo di sì, diciamo che il ghiaccio comunque è sempre un'ottima terapia in qualunque tipo di patologia articolare, perché comunque è quella più immediata, è quella che si può tranquillamente dire al paziente di fare a casa e quindi sì, io la consiglio sempre. Il bendaggio, parliamo del kinesiotaping, questi cerotti colorati che si prendono così, che hanno la loro funzione, la loro utilità. È utile applicarlo secondo te sulla spalla quando si tratta di rientrare? Allora, nel senso che se c'è una diciamo instabilità di spalla, se c'è una problematica che poi mi porta ad un dolore, sì, perché no? Il taping comunque è un buon sostegno nella spalla, oltre a diciamo, si può utilizzare sia nel drenaggio sia nel sostegno, come abbiamo detto appunto proprio della spalla. Può essere anche coadiuvante del movimento, no? Esatto, a seconda di come viene applicato, perché la gente dice, vede questo colorato, lo mettono così, ma in realtà c'è una tecnica ben specifica. È una tecnica ben specifica. Bisogna conoscere bene l'anatomia e la biomeccanica per capire come devono essere applicate. Come deve essere messo, perché come dici ben tu, può essere di sostegno o può essere coadiuvante del movimento, o può essere, come hai detto giustamente tu, può essere un qualcosa che aiuta di drenaggio a livello proprio della circolazione. Tornando all'acqua, si può fare idrochinesi, quindi trattamento in acqua e trattamento a secco combinato secondo te? Certo, come diciamo sempre, se c'è la possibilità di farlo, assolutamente sì, lo consiglio sempre. E anzi, a maggior ragione, anzi, ben venga se uno riesce a fare il trattamento in acqua, l'acqua è fondamentale nella fisioterapia. Poi adesso c'è un ultimo, so che nel centro Auromed, no? C'è un laser di ultima generazione che è particolarmente utile per questo tipo di infiammazioni. Quello viene sempre abbinato chiaramente però
alla terapia di sempre alla terapia manuale. Non ci dimentichiamo mai della terapia manuale, perché la terapia con i mezzi fisici è importante, soprattutto nelle prime fasi, perché appunto ci toglie l'infiammazione. Però poi la mobilizzazione, il recupero articolare e il rinforzo muscolare sono le basi proprio della fisioterapia, e noi lo sa che combattiamo tanto su questa parte della fisioterapia. Terapia manuale, la massoterapia ad esempio, andare a lavorare, perché con la capsulite c'è tutto, diciamo, un assestamento, un adeguamento del corpo, chiaramente, per adattare poi il movimento. Per andare a proteggere poi anche quella parte, quindi il collo, tutto il trapezio, tutto il dorsale, il sottoscapolare, sono tutti dei muscoli che si irrigidiscono e quindi necessitano inevitabilmente di una massoterapia che porti proprio a ridurre la loro contrattura, che è una contrattura in questo caso di protezione. Allora, tu che sei giovane, ma sei già una grande esperta, ovviamente. L'osteopatia. Molte volte i pazienti chiedono, no, ma si può fare la mobilizzazione, la manipolazione, le cose? Tu che ne pensi in questi casi? Allora, io non sono contraria assolutamente all'osteopatia, anzi in alcuni casi la consiglio, però non la vedo come sempre unico, solo, diciamo, indirizzo di utilizzo, okay, nella fisioterapia, ma sempre associato comunque alla fisioterapia classica, perché non sono cose che si contrastano, anzi sono cose che viaggiano insieme. Certo. Molte volte l'osteopatia sblocca delle situazioni che la fisioterapia non riesce, e in quel caso invece poi si può continuare tranquillamente con la fisioterapia. Quindi assolutamente, perché no? Bisogna trovare però l'osteopata capace e che bravo. Che sia anche fisioterapista, che sia, o medico, insomma, nei casi. Che sia anche fisioterapista, o comunque che capisca quale sia il problema e che non sia solo un grande scrocchiatore. Ecco, questo è. Ottimo, un grande scrocchiatore mi piace molto. È quello che io mi raccomando sempre ai miei pazienti. Assolutamente. Sì. Michi, io ti ringrazio tantissimo. Ci rivediamo ovviamente qui a Sport e Medicina. Grazie. Continua col tuo lavoro, perché ormai sei sempre apprezzatissima. So che hai sempre più richieste di visite, quindi insomma il lavoro sta crescendo bene, perché sei molto valida. Giri, fai la trottola in giro per Roma, nei vari studi, centri, ospedali, quindi insomma, però continuiamo così. Va bene. Grazie a te. Michela. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Favoretti, ringraziamo i nostri telespettatori. E vi do appuntamento chiaramente a Sport e Medicina TV, sempre qui con noi, mi raccomando, a Rete Oro. Grazie.